Nella legge finanziaria di prossima approvazione da parte della Regione sarà inserito l'emendamento che prevede corposi stanziamenti in favore dell'agricoltura e dei consorzi di bonifica. E questa è la conclusione della missione di ieri a Palermo di sindaci, amministratori e organizzazioni professionali agricole del comprensorio che fa riferimento al consorzio di bonifica Agrigento 3. Hanno incontrato alcuni parlamentari regionali e i dirigenti dell'ufficio di presidenza dell'ARS, che hanno garantito l'inserimento delle varie proposte nell'articolato che prevede interventi finanziari in favore dell'agricoltura. Il commento di Giovanni Caruana, responsabile della CIA di Ribera. Abbiamo avuto la conferma che tutto quanto concordato in sede di commissione bilancio della Regione Siciliana è stato incardinato nella legge, nella proposta di legge finanziaria. Legge finanziaria che inizierà ad essere discussa a partire dal giorno 18, martedì prossimo, all'Assemblea regionale siciliana. È già incardinato nell'articolato, all'articolo 12, dove sono previsti tutta una serie di interventi in favore dei consorzi di bonifica della Sicilia. Soddisfatto anche il vice sindaco e assessore all'agricoltura del comune di Sciacca, Silvio Caracappa, presente anche lui all'incontro di ieri a Palermo. Abbiamo trattato l'emendamento che sarà uno dei punti che verrà affrontato nelle prossime ore da parte del governo regionale e quindi del Parlamento regionale. Un emendamento che, se così dovesse restare come concordato, è un emendamento che ci fa felici perché comunque intanto andrebbe a coprire il pregresso. Abbiamo fatto una richiesta ben precisa, una richiesta esplicita che andrebbe a chiudere le somme ancora in sospeso fino al 2012. Pare che questo accordo tra l'assessore Cracolici e l'assessore Baccei pare sia stato raggiunto e quindi ora aspettiamo il pronunciamento in aula. Con l'emendamento alla finanziaria viene superato l'articolo 47 della legge finanziaria del 2015 e ripristinato il contributo regionale in favore dei consorzi di bonifica per 3 annualità a partire dall'anno in corso. Abbiamo intanto pressato perché noi vogliamo che si chiuda il pregresso, ripeto. Ci sono ancora canoni irrigui rispetto ad anni precedenti che vengono richiesti agli agricoltori e secondo noi è una pura follia. Non possiamo abbatterci ancora rispetto già alla pesantezza che ha oggi un agricoltore nel portare avanti l'azienda agricola. Quindi vogliamo che ci siano delle risposte concrete e queste risposte pare che siano comprese dentro questo emendamento, che dovrebbe prevedere per il 2017 un ritorno al finanziamento da parte del governo regionale di 44 milioni di euro, quindi 39 più 5, mentre per gli anni 2018 e 2019 39 milioni di euro per ogni anno. Quindi ritengo che se così fosse comunque è un buon risultato e sicuramente gli agricoltori non troverebbero delle esistente da parte del consorzio, perché comunque le somme pregresse, ripeto, non sarebbero a proprio carico, ma sarebbero a carico della regione. L'auspicio è che la regione siciliana licenzi prima possibile la manovra finanziaria. Sono state recepite da un punto di vista finanziario tutte le nostre richieste. Quindi, da un punto di vista finanziario, vengono meno tutte quelle condizioni che hanno determinato gli aumenti. Per cui, subito dopo Pasqua, come organizzazione professionale, a mio parere, dovremmo intavolare un discorso serrato con la direzione del consorzio di bonifica per bloccare tutto e rivederci per quanto riguarda la rideterminazione dei ruoli e dei costi dei servizi a finanziaria approvata.